Padre Salvatore Romeo è il nuovo vescovo di Noto. Per la Chiesa Nissena è un grande traguardo dopo le venerabilità di Marianna Mikoroxas, Monsignor Giovanni Iacono e Padre Angelico Lipani. E negli ultimi 3 anni le nomine di 3 ben vescovi: Francesco Lomanto, vescovo di Siracusa, Giuseppe La Placa, vescovo di Ragusa e appunto Salvatore Romeo, da ieri vescovo di Noto. Volto disteso e molto felice per la nomina, ma al tempo stesso triste, perché si appresta a lasciare la comunità e la sua parrocchia del Sacro Cuore dopo ben 22 anni, ma il Signore lo ha chiamato ad essere guida e pastore della comunità cristiana di Noto. Lo abbiamo trovato così, Padre Salvatore Romeo, che ci ha rilasciato la sua prima intervista da vescovo di Noto. Grande emozione sicuramente perché è un giorno importante della mia vita, segna una tappa fondamentale. Il Signore mi chiama ad essere guida, pastore di una comunità diocesana, della Chiesa e della comunità cristiana che vive a Noto per anche il volere di Papa Francesco. Spero, ecco, con l'aiuto del Signore, con la preghiera di tanti, soprattutto delle persone che in questi anni hanno condiviso con me l'esperienza della fede, l'esperienza dell'amicizia, lo stare insieme, il camminare, a volte anche il fermarsi, la sosta, dicevo le fatiche, ecco, con l'aiuto di tutti di poter dare una parola di grande consolazione. L'icona del Vangelo che mi sosterrà sarà quella del Cenacolo di Gerusalemme, perché il Cenacolo fu il luogo dell'amicizia di Gesù, di condivisione. È Gesù che lì dà i suoi insegnamenti ai discepoli, come anche la lezione del farsi peso degli altri, del chinarsi per lavare i piedi agli altri. Il Cenacolo è anche il luogo della Pentecoste, il luogo della missione. Tutti siamo chiamati ad essere missionari in quanto battezzati. E la cosa bella che mi sento proprio non solo dal volere del Signore, dal volere di Papa Francesco, mi sento inviato da questa Chiesa Nissena che io ho amato per tanti anni, perché poi come cristiano sono nato nella Chiesa di Caltanissetta, sono stato ordinato sacerdote qui, ho vissuto quasi tutto il mio ministero nella città, è la città che porto sempre nel cuore, che amo. La comunità del Sacro Cuore, che dovrò lasciare tanti legami molto belli. Abbiamo scritto pagine meravigliose di vita pastorale che porterò sempre nel cuore, così come tanti nisseni porteranno nel cuore quello che abbiamo potuto realizzare con tanta, tanta semplicità.